Io temevo molto questa partita e l'abbiamo preparata nel migliore dei modi perché poteva essere quella partita che diciamo che se non l'approcciavamo nel modo giusto e con questa determinazione poteva creare dei problemi e poteva avere anche dei strascichi in futuro. Quindi è stata una settimana dove la squadra veramente ha lavorato con attenzione, con determinazione, con rabbia e abbiamo trasformato oggi, nella partita di oggi, proprio quella voglia che avevamo di fare bene in campo. Faccio i complimenti alla squadra, veramente una squadra di ragazzi giovani che hanno veramente voglia di far bene. Diciamo che Casolla è un giocatore che ha delle doti tecniche importanti. Oggi dovevamo giocare con una difesa molto chiusa, molto diciamo, compatta, soprattutto in mezzo. E Dimash e Casolla mi garantivano quel fraseggio negli spazi ristretti che hanno fatto e l'hanno fatto anche molto bene. E poi bisogna anche sottolineare che sono due ottimi giocatori. Cenciarelli è un altro giocatore veramente straordinario, con delle doti importanti sia a livello tecnico che soprattutto a livello di dinamicità e di aggressività. È chiaro che queste sono le cose che diciamo, fa del Teramo le qualità migliori e lui le riesce ad esprimere nel miglior modo possibile. È chiaro che è un giocatore un po' delicato, c'è sempre un po' qualche problema, qualche cosa, però quando sta come stava oggi, insomma, bisogna togliersi il cappello. È chiaro che oggi devo dire che rispetto alla partita di domenica ho rivisto il Teramo che eravamo abituati a vedere, con applicazione, con aggressività, con ordine, con qualità in mezzo al campo. Oggi veramente ho visto un primo tempo d'alto livello. Sono rimasto molto molto contento della prestazione. Questo anche è chiaro, è dovuto anche al fatto che abbiamo chiuso il mercato, quindi adesso sono tutti più tranquilli, tutti pronti a poter lavorare. È chiaro che poi ho visto soprattutto il cervello di tutti che erano proiettati all'obiettivo che avevamo oggi. Bucchi, stiamo seguendo un programma e sono molto contento di quello che sta facendo. Domenica doveva fare la prima mezz'ora, oggi qualche cosa in più. Sta rispondendo bene, non sta avendo infortuni, che è la cosa più importante nel momento in cui viene da un lungo stop. E poi lui è sempre motivato e ha iniziato ad avere e a dare quell'apporto ai compagni per personalità, per, diciamo, per gruppo, che è una cosa su cui io punto tanto.